Bene, buongiorno e benvenuti a tutti a questa tavola rotonda su due temi che, come poi vedremo, non solo rappresentano dei temi di forte attualità anche dal punto di vista legislativo, ma sicuramente avranno poi, come dire, un grande impatto a tanti livelli, a livello imprenditoriale, ma anche a livello di modello di consumi, di cittadinanza e di adempimenti legislativi. Ma sono due temi che, come vedremo poi, presentano dei forti punti di contatto. Uno è il tema della legalità, che è un po' il tema che fa da sfondo a questa bellissima iniziativa che appunto sta portando avanti la Camera del Commercio di Firenze in questa settimana, con varie attività che avrete avuto modo di vedere, e che appunto all'interno della quale si colloca anche questa tavola rotonda, come vedremo poi, con attori non solo istituzionali ma anche privati, proprio per portare la propria testimonianza a supporto di questo nuovo corso, diciamo, della legislazione ambientale, che lo ricordiamo ha avuto nella legge 68/2015, quindi un caposaldo assolutamente innovativo, nel senso che di fatto quello che ha disposto la legge 68, la cosiddetta legge sugli ecoreati, tanto per intenderci, è l'aver introdotto all'interno del codice penale italiano dei reati appositamente previsti contro l'ambiente, quindi reati di disastro ambientale. Questo è uno dei grandi temi. Tra l'altro vi segnalo che da poco è stata depositata in Cassazione la prima sentenza, proprio frutto, diciamo, figlia di questa, della mancata applicazione ovviamente di questa legge, per cui sicuramente è un processo ancora tutto da scoprire. Quello che ovviamente ci auspichiamo tutti è che l'applicazione di questa legge possa sanare determinate situazioni come dire, che si sono poi concrezionate nel tempo, e possa soprattutto servire da modello di riferimento per una serie di modelli ecovirtuosi, non solo da parte evidentemente delle imprese, che sono comunque il primo soggetto interessato da questa legge, ma anche proprio come modello applicativo all'interno delle comunità. Dall'altro, evidentemente, il tema dell'economia circolare, che è un tema tutt'altro che recente, se vogliamo, a livello di comunità internazionale, perché credo che se ne sia iniziato a parlare a metà degli anni 70. Poi, come sappiamo, certi temi in Italia fanno fatica un po' a diffondersi, però c'è anche da dire che comunque iniziano ad esserci anche qua dei modelli virtuosi di applicazione, per cui non siamo, cioè va anche fatta, come dire, un'opera di chiarezza su questa cosa. Bisogna anche un po' scrollarsi di dosso questo falso mito della lentezza dell'applicazione. Ci sono dei casi, e anche di livello, poi come vedremo nelle testimonianze di oggi, di applicazione dei principi, quantomeno, della circular economy. Sicuramente la strada da fare è ancora lunga, però i primi casi di applicazione, o comunque i casi di scuola, sicuramente promettono bene. E per fare tutto questo, ovviamente, sono state messe insieme due tavole rotonde, la prima con un taglio leggermente più istituzionale, ma fraintendete il termine istituzionale, non saranno soltanto, come dire, delle presenze di rappresentanti delle istituzioni, sarà anche utile per capire, per fare un'analisi, diciamo, su quello che è il quadro legislativo e a livello comunitario e a livello nazionale, proprio per capire quali sono qual è il perimetro all'interno del quale si stanno muovendo gli attori. E dall'altro invece avremo una seconda tavola rotonda, dove invece verranno portate testimonianze da parte di attori che lavorano in settori diversi. Avremo ad esempio un'azienda agricola, avremo anche degli istituti di credito, proprio per capire come evidentemente non solo le aziende non siano lasciate sole in questo processo di adozione di precetti di circular economy, ma evidentemente ci sono già delle aziende che si sono fatte proattive rispetto a questa nuova, chiamiamola nuova, insomma, in Italia di applicazione recente. Ricordo che l'ultimo provvedimento legislativo che ha spinto in maniera decisa verso l'adozione di politiche di economia circolare è stato il collegato ambientale dell'anno scorso, che ha dato il via a tutta una serie di precetti legislativi, parte dei quali dovranno essere ancora recepiti, che comunque ha già tracciato una via molto chiara. Per cui la via è stata aperta, evidentemente. Qualcuno si è già fatto parte zelante rispetto, e saranno di questo qualcuno avremo testimonianza oggi, proprio per capire come è stato possibile già farsi parte zelante rispetto a questo nuovo modo, di intendere non solo evidentemente i vari processi produttivi, perché è una cosa che riguarda in prima istanza sicuramente i processi produttivi, ma poi a tendere evidentemente a un processo che coinvolge anche modelli di consumo. Quindi
Il piano di interlocuzione si sposta da quello che è, diciamo, il piano prettamente industriale o imprenditoriale a proprio i cosiddetti stakeholder o anche comunque la cittadinanza, che evidentemente è parte attiva in questi processi. Allora, proprio per entrare, diciamo così, in maniera corretta nel vivo dei lavori, è necessario prima di tutto però ascoltare i saluti di chi evidentemente ci ospita all'interno di questa cornice molto prestigiosa, e a seguire i saluti brevi, diciamo, delle autorità, proprio per anche caratterizzare meglio l'evento. A me personalmente è stato dato il grato compito di portare i ringraziamenti del prefetto alla Camera di Commercio, proprio per non solo aver ospitato, diciamo, l'evento, ma anche essersi fatta proprio parte attiva su un'iniziativa del genere, che secondo me resta molto meritoria. Allora, da questo punto di vista io passo subito la parola per un saluto introduttivo a Benedetta Albanese, che è consigliere della città metropolitana di Firenze. Buongiorno a tutti, sono Benedetta Albanese, qui oggi vi porto i saluti di Dario Nardella, che è padrone di casa insieme a me, in senso figurato ovviamente, in quanto sindaco metropolitano, e di tutta l'amministrazione metropolitana che oggi si vanta di ospitare l'evento conclusivo di questa iniziativa che riguarda la giornata della legalità, appunto 2016, che è certamente non soltanto un evento che ci onora per quanto riguarda il merito delle questioni che vengono affrontate, ma che sicuramente è un importante punto di partenza, di confronto e di riflessione per poter intraprendere in futuro quelle che sono le migliori azioni possibili per portare avanti, appunto, tematiche che rappresentano il futuro non soltanto per le imprese, non soltanto, appunto, per chi professionalmente opera in questo campo, ma soprattutto per la comunità complessivamente intesa, perché è evidente che l'ambiente è prima di tutto un valore per tutti quanti, e dopodiché può diventare, nel rispetto dell'ambiente, nella cultura della legalità ambientale, anche un ottimo nuovo settore emergente, appunto, di investimento per quanto riguarda le imprese. È altrettanto vero, appunto, che la legge 68 del 2015 rappresenta un punto di ripartenza importante, visto e considerato che ha rappresentato dal punto di vista politico e legislativo un momento da cui si è inteso dare un segnale forte per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria giuridica, appunto, di quelli che sono i reati ambientali. D'altra parte, e mi fa molto piacere che oggi la sala sia piena e popolata, l'analisi e la comprensione della disciplina sanzionatoria, appunto, legale, non rappresentano tutto, ma soprattutto forse nella comprensione, appunto, di questi aspetti che fanno da cornice a quello che è l'operare dei professionisti e degli imprenditori del settore, avere tavole rotonde di questo tipo è particolarmente importante per intravedere quelli che sono gli scenari futuri, gli sviluppi possibili all'interno di questa cornice legale, ma che però devono essere immaginati proprio da chi opera concretamente nel settore e che sono in qualche modo la proiezione, appunto, di quello che oggi speriamo nel domani. E quindi non soltanto apprezzo molto il lavoro che farete oggi, ma soprattutto anche quello che è stato fatto con i ragazzi i giorni scorsi, visto e considerato che i giovani, come dire, i ragazzi, appunto, che oggi che in questa iniziativa sono stati incontrati e sono stati messi forse in maggior contatto con questo mondo, con queste tematiche, rappresentano il futuro, rappresentano gli imprenditori, i professionisti di domani, e quindi in questa che non è solo un'economia circolare, ma forse anche un percorso virtuoso circolare proiettato verso il futuro, io sono contenta, appunto, che siate qui, rappresento Dario Nardella, l'amministrazione metropolitana fiorentina, e tutti quanti insieme, per parte mia e per conto loro, vi auguriamo buon lavoro e vi ringraziamo. Sicuramente, grazie dei saluti, sicuramente è un percorso virtuoso che ha delle forti caratteristiche di trasversalità, perché, appunto, pervade un po' tutta la comunità, non solo, appunto, come dicevamo prima, l'imprenditoria, ma anche evidentemente ciò che sta a valle dell'imprenditoria, quindi il modello di consumo e di vita quotidiana. Bene, passiamo adesso invece la parola all'assessore ambiente del Comune di Firenze, Alessia Bettini. Sì, buongiorno a tutti, io sono invece qui a portare i saluti dell'amministrazione comunale del Comune di Firenze. E ringrazio davvero Camera di Commercio per questa bella iniziativa, anche il Ministero dell'Ambiente. Vorrei soffermarmi un attimo sul tema dell'economia circolare, perché come assessore all'ambiente ovviamente mi sta molto a cuore, e partire da un numero: 9 miliardi. Noi saremo nel 2050 9 miliardi di persone, e quindi il tema di come coniugare i modelli di produzione, di sviluppo e anche di consumo con le risorse limitate della terra è un tema molto serio, su cui
Io credo davvero che dovremo tutti quanti molto accelerare, perché si sta in questi giorni a Marrakech parlando di cambiamenti climatici e quindi di tutte le azioni che dobbiamo mettere in campo per contrastare appunto questi aspetti, altrimenti davvero consegneremo ai nostri figli un pianeta invivibile. Allora, come si coniuga questo? Diventa fondamentale davvero cambiare un paradigma culturale, che poi vuol dire anche cambiare una modalità di produzione e di consumo. E quindi il tema di passare da un'economia lineare, quella per cui un bene, un prodotto lo si usa e lo si getta, ha invece un paradigma di recupero, è innanzitutto, appunto, ribadisco, un processo culturale. E su questo dobbiamo sentirci, a mio avviso, davvero tutti coinvolti, le istituzioni, le imprese e i cittadini. Io credo che come istituzioni noi dobbiamo creare soprattutto una conoscenza, una coscienza e una cultura di fondo, perché i cambiamenti veri, a mio avviso, passano tantissimo da processi culturali. Allora, il tema è come l'amministrazione e le istituzioni possono fare questo. Ovviamente lo possono fare molto anche attraverso sistemi di incentivazione, quindi incentivare le imprese ma anche incentivare i consumatori verso appunto questo concetto dell'economia circolare, e lo possono fare anche creando, ribadisco, una cultura. Quindi io ho apprezzato molto anche le iniziative di questa settimana della Camera di Commercio rivolte alle scuole, ho visto quella bella iniziativa al Teatro dell'Opera, perché noi dobbiamo soprattutto partire dai bambini, da quelli che sono e saranno i nostri cittadini, e dobbiamo appunto insegnare che un bene non è che se lo si butta e finisce lì, quel bene diventa una materia primaria che noi dobbiamo riutilizzare, recuperare e riusare. Questo è il concetto. Devo dirvi che mi ha fatto molto piacere nei giorni scorsi leggere che una multinazionale come l'Adidas ha messo in vendita 7.000 scarpe da ginnastica che sono state realizzate con la plastica degli oceani, e si sono dati come obiettivo quello di vendere il prossimo anno 1 milione di quelle scarpe, e come obiettivo di non utilizzare più nei prossimi anni la plastica primaria per la produzione e la distribuzione delle scarpe. Allora, questo a mio avviso è una bella notizia, vuol dire che le imprese ci stanno credendo e noi tutti insieme dobbiamo andare in quella direzione. Concludo dicendo che io tra l'altro sono anche presidente dell'Auto Toscana Centro Rifiuti, e anche appunto nel tema della gestione dei rifiuti noi dobbiamo molto spingere, perché ci siamo dati l'obiettivo come Auto Toscana Centro, quindi per 1,5 milioni di abitanti, 65 comuni e 3 province, quello di raggiungere nei prossimi anni, di spingere la raccolta differenziata al 70%, su Firenze come sapete siamo al 56%, quindi dobbiamo aumentare, e di chiudere il ciclo della raccolta con la realizzazione del termovalorizzatore. Anche qui voglio essere molto chiara, il termovalorizzatore, e mi arrabbio ogni tanto quando lo si chiama inceneritore, fa parte di questo concetto dell'economia circolare, perché posto che dobbiamo recuperare e riutilizzare e quindi differenziare i nostri rifiuti, quella parte che non possiamo recuperare la riutilizziamo facendola diventare appunto un combustibile per poi riprodurre energia elettrica. Per quanto questo sia un concetto, abbiamo molto difficoltà alcune volte a raccontare ai nostri cittadini, io credo appunto, guardando anche modelli più avanzati come i paesi nordici, che, come dire, questo ciclo stia anche nel concetto morto dell'economia circolare. E voglio concludere con una frase di Gandhi, che già qualche anno fa disse che noi dobbiamo diventare spazzini di noi stessi. Sembra una frase un po' shock, però è così. Lo dobbiamo diventare come imprese, come amministrazione, istituzioni e come consumatori. Quindi grazie e buon lavoro a tutti. Grazie Assessore. Beh, una bella frase, perché voglio dire, anche può essere applicata a entrambi i temi che saranno discussi oggi, non solo appunto l'ambiente ma anche la legalità, essere spazzini di se stessi, forse anche può assumere un'accezione più ampia anche a livello, diciamo così, di morale, ed è appunto il tema che poi ricorrerà sicuramente all'interno della tavola rotonda di oggi, cioè il fatto che comunque rispettare l'ambiente non sia soltanto, diciamo, un nuovo modello di sviluppo, quindi riutilizzo delle risorse, riutilizzo degli scarti, ma anche evidentemente un modo per adempiere a quelli che sono nuovi vincoli legislativi. Bene, parla adesso Vittorio Bugli, che è assessore alla presidenza della Regione Toscana. Buongiorno, provo a dire, oltre a portare il saluto del presidente Rossi, all'ultimo minuto ha avuto un altro impegno. Provo a dire 5 cose in 5 minuti. Uno,
anni fa, nella mia esperienza amministrativa, andai a visitare gli impianti di un'azienda che opera a livello mondiale a Parigi nel settore ambientale. E lì c'erano almeno 100 ragazzi dell'Università di Parigi dentro questa azienda a fare ricerca. Io tornai da allora con la convinzione rafforzata che su questi temi non si può fare romanticismo naif, bisogna fare industria, perché se fai industria ottieni gli obiettivi di un'economia circolare che ha bisogno di ricerca, perché il riuso e il riutilizzo ha più dignità industriale o perlomeno uguale rispetto a un'automobile o a un motorino, e quindi su questo bisogna, certamente i fatti di questi giorni non aiutano, ma noi bisogna andare in quella direzione, perché altrimenti rimaniamo indietro sulla reale possibilità di realizzare queste cose. Una cosa che mi disse l'amministratore delegato che mi accompagnava, dico: ma voi come gli scegliete i partner? Perché poi le cose da soli non si fanno mai, né le fai pubblico né le fai privato, ma chi le deve fare in questo ambiente deve avere la caratteristica industriale, secondo me. Noi ci siamo più concentrati sull'ideologia pubblico-privato che non sulla necessità di essere in processi industriali. E lui mi disse: ma noi scegliamo i nostri partner, dice, per esempio non scegliamo mai un costruttore tra i nostri partner, perché il costruttore tira a investire e avere un margine che gli consenta un tempo di ritorno breve, perché deve reinvestire per fare un altro. I nostri sono margini piccoli ma duraturi nel tempo, perché basati su delle convenzioni unipubbliche. Ecco, io credo che questo sia un altro aspetto fondamentale. Qui servono industrie che hanno questo nella mentalità, cioè operatori di processo che lavorano in un settore in crescita, che non ha ampi margini ma che li deve splittare nel tempo, e quindi aziende solide. E quindi, terzo punto, la legalità. Oggi un'azienda solida non può essere, diciamo, né un mercenario né un farabutto. Da questo punto di vista io mi metto a disposizione, perché la Camera di Commercio di Firenze, che ringrazio anche dell'iniziativa d'oggi, ha fatto una cosa bellissima. Questa banca dati che loro hanno realizzato l'ha messa a disposizione di tutte le forze di polizia. Uno, questa banca dati ha bisogno di essere meglio interfacciata con le nostre banche dati della regione. Per me da lunedì ci mettiamo a lavorare per farlo, perché è essenziale. Due, mi farò parte, perché tutte le camere di commercio della Toscana, se Bassilichi mi aiuta, ovviamente si fa anche prima, perché tutte le camere di commercio della Toscana facciano come la Camera di Commercio di Firenze, perché oggi lotta alla illegalità significa qualità nella gestione delle banche dati, e qui la Regione può dare un supporto. Quarta cosa, velocemente, come diceva l'assessore del Comune di Firenze, quando a me sono venuti anni fa insegnarmi a fare la raccolta differenziata in casa, dissi: qui è un problema. In realtà mi accorsi dopo pochi giorni che stavo crescendo come persona, perché sono diventato intanto un acquirente più consapevole. Da allora io tutti gli imballaggi cerco di lasciarli, diciamo, in negozio. E poi mi faccio carico di una divisione che lì per lì può sembrare noiosa, ma che nel tempo ti fa entrare nella materia, e quindi cittadino consapevole che può dare una mano. Allora noi partimmo con la raccolta differenziata facendo dei gran lavori nelle scuole. I bambini sono delle spugne su questo tema,
favolose, perché quando tornano a casa convincano i genitori a fare la raccolta differenziata, avere un'attenzione all'ambiente. Quindi, ve lo diceva l'assessore di Firenze, secondo me è fondamentale, non è una cosa naif, no? Ora su tutte le cose si dice ma alla scuola bisogna fare questo, cioè, diventa matti questi ragazzi da quante cose si può far fare, ma questo io credo invece sia un tema che recepiscono bene e sono delle leve di cambiamento indispensabili. L'ultima cosa, c'è una nuova economia che non è quella solo di Airbnb e di Uber, che si chiama sharing economy, io direi più pooling economy, perché quelli sono casi speciali, lasciamoli fare, nel senso avremo altri problemi, che ci può dare una mano nell'economia circolare. Ci sono già delle piccole esperienze, c'è un'esperienza di sharing economy proprio a Firenze, mi sembra, da cui dai detriti dei rifiuti fanno prodotti per l'edilizia. C'è un'altra aziendina, start-up, sempre nella sharing, che dai fondi del caffè ne trae humus per poter fare la... mi veniva la parola allevamento, insomma, favorire la crescita dei funghi. La sharing economy intesa come collaborazione, economia che nasce dalla collaborazione di più mani, cosa a cui si sta lavorando in un percorso che come regione si sta facendo, può essere un grande affiancamento all'economia circolare, e quindi secondo me bisogna metterci la massima attenzione. Grazie. Grazie Assessore, è importante anche il richiamo che ha fatto all'educazione delle nuove leve, perché sicuramente se un processo deve partire, e poi anche credo anche molto più facile passare a certi concetti, forse perché sono privi di determinate sovrastrutture come possiamo averle noi adulti, per cui è anche molto più facile coinvolgerli in questi processi decisionali, soprattutto pensando che poi saranno i futuri decisori, e quindi saranno loro evidentemente a dover mettere in atto determinati modelli di comportamento e di consumo. Bene, adesso parla Leonardo Basilichi, che è presidente della Camera di Commercio di Firenze, che è è il promotore insieme alla sezione di Firenze dell'Albo Gestori Ambientali dell'iniziativa. Prego. Grazie, buongiorno. Come veniva ricordato, e ringrazio anche chi lo ricordava, noi una settimana stiamo cercando di lavorare su questo tema della legalità. Io volevo solo condividere il perché, specialmente alle imprese che qui sono in questa sala. Lo sappiamo benissimo, il mondo delle imprese si individono in due, quelle corrette e quelle scorrette. Io penso che è un dato di fatto. E personalmente faccio di tutto per aiutare tutti quelli che servono il paese affinché le imprese scorrette vengano fuori. Ma non lo faccio perché ho chissà quale mira, ho semplicemente il desiderio di aiutare quelle corrette, perché penso che purtroppo gli effetti delle ricadute sull'economia per tutti quelli che fanno il lavoro fatto bene, e per far quello magari in questo periodo fanno anche debiti e lo fanno per cercare di dare un senso ai propri valori e non riescono a competere con qualcun altro, per me questo è lo sdegno più grosso che il sistema deve supportare, e quindi c'è un diretto rapporto con l'economia. Il secondo è un fatto di ambiente, ma non di ambiente nello specifico, di ambiente generale. Cioè, noi imprenditori, imprese, siamo tacciati nella società civile come molte volte dei personaggi di dubbia interpretazione, molte volte, purtroppo. E questo perché le imprese scorrette hanno fatto di tutto perché questo venisse dilaniato come immagine. Ecco, io penso che se posso fare qualcosa io devo evidenziare il più possibile e supportare tutti affinché si riesca a ridurre questa benedetta o maledetta, direi, quantità di imprese che degenerano il valore delle imprese e l'economia delle imprese. Detto questo, che rischia di essere filosofia, ma è il motivo per cui secondo noi è importante lavorare dalla cultura agli strumenti, che può fare una Camera di Commercio, diciamo, tendenzialmente inutile a questo tipo di servizio? Dico inutile perché stiamo cercando di riposizionarla, quindi è uno slogan che io con i miei colleghi li ricordo sempre, sono delle persone fantastiche,
ma dobbiamo ripensarci, perché purtroppo dietro il nostro marchio c'è una storia che molte volte viene ricordata come una ente inutile, e quindi reputo invece siamo molto utili. E che cosa si può fare? Noi abbiamo fatto delle cose semplici. Noi non vogliamo assolutamente, dobbiamo aiutare le imprese a essere disturbate il meno possibile dalle forze dell'ordine, che devono controllare il più possibile, proprio per il ragionamento che vi dicevo prima. Allora abbiamo messo a disposizione la banca dati, veniva ricordato dall'assessore Bugli, cioè tutti i nostri dati, tutti quelli che noi abbiamo e che abbiamo quei sistemi, in questo caso c'è anche EcoServer in collaborazione con noi, li dobbiamo mettere in trasparenza affinché questi dati messi a disposizione di chi controlla evitano di entrare nelle aziende molte volte e possano lavorare dietro le quinte, così che fanno sì che le imprese vengano in questo momento non disturbate in un sanissimo lavoro che deve essere fatto, perché più tempo noi si recupera e più tempo è importante. Noi tutti sappiamo quanto è violento quando arriva un controllo, ma è violento nella psicologia anche se non si è fatto niente, è violento, è tempo, è lunga, è una storia che ci porta via quel periodo di impresa. Ecco, questo non lo possiamo fare, dobbiamo eliminarlo il più possibile. Quindi devo dire che qui ci sono dei rappresentanti, li devo ringraziare, perché stanno utilizzando questo strumento affinché, sarà sempre meglio, si possa evitare questo tempo e si possa lenire il problema verso queste imprese. Seconda cosa, abbiamo fatto un'app, visto che va di moda oggi, e comunque è un fatto oggettivo, affinché le forze dell'ordine, quando vanno in giro, possano semplicemente fotografare un qualunque mezzo di trasporto e capiscono attraverso una foto se quel mezzo di trasporto è legittimato o no a fare quel tipo di trasporto. Voi capite che cosa vuol dire, sia per chi controlla che sia per chi vive il controllo? È una foto, un dato e un risultato, non c'è altro. Ecco, questo lo fa la Camera di Commercio. Che altro dobbiamo fare? Dobbiamo aiutare le imprese nelle regole che cambiano, perché le regole cambiano, la digitalizzazione è ampia, noi quest'anno abbiamo fatto tanta formazione, dobbiamo fare di più alle imprese che, ma qui ci sono anche tanti commercialisti che magari lo fanno e insieme collaboriamo per aiutare questa crescita culturale, sia nella digitalizzazione del paese che sta montando e purtroppo non siamo preparati e questo lo dobbiamo fare, quindi formazione, abbiamo fatto tante imprese e ne dobbiamo fare ancora di più, e l'altra è correggere gli errori, perché abbiamo visto semplicemente quanti form arrivano sbagliati che poi generano poi delle multe e noi dobbiamo lavorare perché questi errori si evitino. Io vengo da una cultura di impresa di servizi e ogni volta che ci ricevo una telefonata di un disservizio si cerca di capire perché si genera il disservizio, non è che si risolve il problema, si risolve ma si deve capire perché. Ecco, lo stesso, quando arrivano tanti format sbagliati in Camera di Commercio vuol dire che il problema è a monte, dobbiamo spiegare perché si sbaglia. Banali cose, non si salva il mondo, siamo semplicemente un piccolo ingranaggio in un sistema molto più complesso e noi però questa cosa la vogliamo, toccando con mano, cercare di realizzare. In ultimo, e lascio perché non ci sono persone molto più preparate di me, sull'economia circolare. Io penso che qua l'economia, cioè le imprese e forse anche la cultura è molto più avanti dei regolatori. Qui, a differenza di altre cose, devo dire che il mondo dell'economia ha capito che lì c'è un mercato, ha capito che lì si possono fare tante cose e c'è una cultura dell'utente che è pronta a questo tipo di nuovo prodotto. Siamo più indietro su tutto il mondo regolatorio che dall'Europa in poi deve calare. Quindi paradossalmente si rischia di rimettere un bene e avere il penale. Ecco, quindi si va a recuperare un bene e se si sbaglia interpretazione si rischia di avere il penale, facendo una cosa fatta bene diventa una cosa fatta male. Allora io penso che qua, e la tavola di oggi serve anche per questo ragionamento, stimolare i limiti, rendere consapevole le nostre imprese che abbiamo qua, che non sono qua ma che sono fuori, delle attenzioni di fare questo, ma non demordere dal fatto che questo è un bel mercato. Grazie. Mi è sembrato più che doveroso, diciamo, il richiamo al mondo delle imprese, anche perché questo va sottolineato evidentemente, un'impresa che in un momento di forte flessione, diciamo, economica decide comunque di adottare dei modelli ecovirtuosi è doppiamente meritoria evidentemente, da un lato perché evidentemente sta investendo risorse per adottare una politica, perché c'è un momento in cui va messo in atto un processo e questo richiede risorse, dall'altro perché comunque sta adottando un comportamento ecovirtuoso, per cui sicuramente va dato tanto atto a queste imprese che si stanno impegnando anche molto sul settore ambientale
nel tentativo anche di salvaguardare poi evidentemente quello che è proprio il, diciamo, il proprio core business. Un ente che sicuramente ha fatto tanto da questo punto di vista, ma non solo nei termini di salvaguardare gli interessi delle imprese, ma anche proprio come modello, tant'è che viene additato poi da più parti come modello di trasparenza. Prima veniva giustamente appunto citata il caso dell'app che permette di riconoscere dalla targa proprietario del veicolo, quindi anche modelli di semplificazione, e l'albo gestori ambientali, di cui abbiamo qua il presidente Eugenio Nori, che adesso terrà un breve saluto introduttivo. Grazie soprattutto alla Camera di Commercio di Firenze per la promozione di questa iniziativa, che ha avuto la spinta naturalmente della nostra sezione regionale. Ringrazio anzi nominativamente l'avvocato Tesi e tutto il suo staff per l'impegno che hanno profuso nell'arco di questa settimana di manifestazioni. Legalità e economia circolare sembrerebbero due argomenti diversi, ma diversi non sono, anche perché io credo che chi gestisca i rifiuti in maniera abusiva tutto pensi meno che all'economia circolare, pensa solo al profitto illecito, sicuramente, o meno illecito, ma tutto pensa meno che all'economia circolare. La gestione dei rifiuti invece è un passaggio importante per venire a questo nuovo modello di sviluppo che ha l'obiettivo di un'economia circolare, quindi chiusa, diversa da quella lineare, produco, consumo e getto. Anche perché la gestione dei rifiuti non è solo un servizio essenziale ai fini della tutela dell'ambiente e della salute pubblica, ma è un vero e proprio comparto della filiera industriale, questo deve essere considerato, cosa che spesso nella mentalità dei cittadini non è. La guerra comunque agli impianti di recupero, per esempio, che può essere pure l'inceneritore inserito nel contesto di un piano regionale, non possono più essere guardati in cagnesco, cioè sia gli impianti ma non nel mio giardino, no, non esiste più. Quindi la prima, diceva l'assessore, obiettivo è quello di pervenire a un paradigma culturale e di considerare la gestione dei rifiuti come un vero e proprio comparto della filiera industriale. E ovviamente poi siamo in Italia, quindi abbiamo una situazione relativa a questo comparto precaria dal punto di vista normativo e da eliminare alcuni gap sotto altri profili. Noi siamo arrivati a un punto che lo diceva pure la Corte dei Conti in una recente relazione, a un livello di ipertrofia normativa e legislativa non più sopportabile. Noi dal 152 in poi, prima c'era bene o male una legislazione organica col decreto Ronchi, si è andato a una superfetazione proprio di norme. La lobby di turno entra, mette dentro l'emendamento che non è coerente con il resto del provvedimento legislativo, quindi crea incertezza e confusione. Un altro elemento da eliminare, perché se dobbiamo poi spingere, è la semplificazione e eliminare la disomogeneità che c'è tra regione e regione e tra provincia e provincia. Questo rende la vita difficile agli operatori sicuramente. Non è possibile trattare alla stessa maniera, in maniera diversa, lo stesso servizio. La direttiva sui rifiuti prevedeva le deroghe dell'autorizzazione, quindi le procedure semplificate per incentivare il recupero effettuato a determinate condizioni. Invece vediamo che spesso l'operatore preferisce avere una sua autorizzazione nominativa ordinaria invece che andare in semplificata, perché è più incerto il campo di applicazione. Per cui questo è un altro ostacolo. Viene vanificata in questi termini l'obiettivo comunitario di incentivare il recupero. Peraltro, pure qui lo Stato, l'articolo 195, prevede che debba dettare dei requisiti minimi sull'autorizzazione che ancora
ancora non abbiamo, così come mancano ancora per certi versi i requisiti che ci dicono quando un rifiuto cessa di essere tale e ormai è un prodotto, ormai è una materia prima. Si sta lavorando, credo a breve sarà pubblicato il decreto sulle terre e rocce da scavo, i pneumatici fuori uso, il fresato d'asfalto, che sono tutti elementi che vanno ad incentivare, diciamo così, il recupero. In questo contesto, dicevo, la legalità pure, il problema della legalità è importantissimo. Noi l'abbiamo capito come Albo, forse prima di altre istituzioni, abbiamo stipulato nel 2013 un protocollo d'intesa con Libera, Lega Ambiente, l'Unione delle Camere di Commercio, e stiamo diffondendo, diciamo, promuovendo iniziative a livello territoriale, Veneto, qui in Toscana, Campobasso, stiamo mettendo in piedi la Campania, quindi anche punti critici, per portare avanti soprattutto l'informazione ai soggetti, ai vari soggetti coinvolti. Qui devono essere coinvolti un po' tutti per venire a questi obiettivi, quindi dagli utilizzatori alle stazioni appaltanti, ai consumatori, sulle qualità pure dei materiali riciclati, informazione su questo, insomma ancora per certi versi ci sono delle prevenzioni. Quindi c'è molto da fare, secondo me, noi come Albo, che rappresentiamo un segmento della gestione dei rifiuti, ma io credo che da lì bisogna partire poi per arrivare agli obiettivi che ci poniamo. Dicevo, abbiamo portato avanti iniziative laddove la Camera di Commercio, diciamo locale, che dove ha sede la nostra sezione regionale, è stata sensibile, abbiamo avuto iniziative sicuramente di successo come questa di questa settimana. Vi ringrazio. Bene, ringrazio appunto i relatori di questo primo giro di saluti, perché comunque sono serviti a introdurre, diciamo, in maniera corretta quello che sarà poi il prosieguo dei lavori. Prosieguo dei lavori che vedrà poi adesso la relazione da parte della Regione Toscana e della Scuola Sant'Anna. Io so che appunto l'assessore aveva un altro impegno, per cui la ringraziamo anche per averci dedicato parte del proprio tempo. Appunto perché dicevamo inizialmente il processo dell'economia circolare è un processo trasversale per natura, per cui coinvolge tutta una serie di soggetti molto eterogenei tra di loro, a partire dagli imprenditori fino al cittadino, i consumatori finali, gli stakeholder, le comunità, i distretti produttivi, ma sempre evidentemente con una partecipazione attiva da parte anche delle amministrazioni locali soprattutto. Allora, da questo punto di vista, io che ho un trascorso di qualcosa come 15 anni nel settore dell'ambiente, da sempre devo dire, ma non lo dico per piaggeria, lo dico per diciamo, esperienza personale, la Regione Toscana da sempre si è distinta, insieme ad altre, va detto, il Veneto, l'Emilia Romagna, la Lombardia, per una certa proattività nelle politiche ambientali. Oggi abbiamo appunto il privilegio di avere qui con noi l'assessore all'ambiente della Regione Toscana, alla quale appunto, a Federica Frattoni, alla quale appunto voglio chiedere quali sono le iniziative già messe in atto e quelle che evidentemente saranno messe in atto a breve da parte della Regione Toscana sul tema dell'economia circolare. Grazie, intanto grazie per l'invito, grazie per questo bel momento di riflessione al quale diciamo porto con piacere un piccolo contributo per l'attività che la Regione Toscana sta mettendo in campo. Premetto che la Regione si trova in una fase di profonda trasformazione, una vera mutazione genetica, conseguente sicuramente a quella che è tutta l'attuazione della Del Rio, della legge 56/2015, che ha in qualche modo dettato il superamento delle province,
Devo dire che in materia ambientale in realtà era già intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale che di fatto imponeva alla Regione Toscana di riprendere dalle province la delega ambientale, cosa che è avvenuta a partire dal 1 gennaio di questo anno. Faccio questa premessa per dire che la Regione Toscana in campo ambientale non è più soltanto un ente di normazione e di regolazione, di programmazione, funzioni che certamente mantiene e che anzi deve declinare ancora con più cogenza, perché oggi l'unico atto di pianificazione in materia di gestione dei rifiuti come punto di riferimento è diventato proprio il piano regionale, quindi non più i vecchi piani interprovinciali. Ma in particolare dal 1 gennaio 2016 la Regione Toscana ha riassunto anche tutta la parte delle autorizzazioni ambientali, ovvero tutte quelle procedure per le quali le imprese si misurano quotidianamente con l'interlocutore pubblica amministrazione. Quindi oggi il percorso è riassunto nella quasi totalità a livello regionale. Dico questo perché ovviamente nel momento in cui vogliamo spingere il più possibile sull'economia circolare, dobbiamo aver presente esattamente quelle che sono anche le competenze. Io credo, lo diceva molto bene il Presidente Bassilichi che ho ascoltato arrivando, c'è un principio di fondo che condivido molto, ovvero che l'attività di regolazione e anche di pianificazione deve rimettersi al passo con quelle che sono le esigenze reali del nostro mondo produttivo e della comunità in senso ancora più generale. In particolare, se vogliamo spingere sull'economia circolare, abbiamo bisogno effettivamente anche di un quadro normativo che assista fino in fondo questi percorsi. Guardo con grande interesse al pacchetto in revisione delle direttive comunitarie. Mi dispiace che stamattina non ci sia l'onorevole Bonafè, ma le occasioni di incontro certamente con lei non mancano e stiamo in qualche modo sviscerando la materia. Detto questo, anche a livello nazionale dobbiamo porre un elemento di attenzione per come quelle modifiche poi verranno recepite, verranno declinate. Faccio un esempio su tutti, proprio per stare sul ragionamento che faceva il Presidente. Avrete letto senz'altro di tutta la vicenda legata allo spandimento dei fanghi in agricoltura. Al netto ovviamente delle malagestio sulle quali la Procura giustamente sta indagando e io auguro buon lavoro, perché questo consente sempre di fare chiarezza e di dividere le mele marce dal resto del cesto. Però la Procura ci ha aiutato anche a porre un elemento evidente, un interrogativo evidente. Noi su quel tipo di procedura, che è una procedura vecchia 30 anni ed è un elemento di circolarizzazione economica, perché si prendono i fanghi di depurazione, si trattano e si spandono in agricoltura, e su questo si è sviluppata un'economia, però è rimasta normata come modalità da una norma che appunto è del 92, che recepisce addirittura una direttiva che è dell'86. E non c'è stato nel tempo un aggiornamento, neanche in sede di testo unico ambientale. È stata mantenuta una disciplina di settore che però, essendo così vetusta, non ha considerato una serie di parametri chimici che oggi sono la nostra attualità. Gli idrocarburi li riscontriamo in ogni analisi che facciamo e che devono essere considerati anche ai fini di quella modalità che rimane comunque virtuosa. Lo dico perché oggi questa è una pratica che purtroppo sta entrando in cortocircuito, perché proprio per la mancanza di chiarezza a livello normativo e per non avere in qualche modo riassunto anche nell'ambito del 152 quella specifica normazione. Tant'è che come Regione Toscana abbiamo chiesto al Ministero un incontro per vedere come poter riarmonizzare il quadro e consentire comunque di non precludere un'opzione che, ripeto, va esattamente nella direzione della circolarizzazione dell'economia. Quello poi che noi dobbiamo fare, che stiamo facendo proprio anche in virtù di queste competenze riassunte, è un grande occhio di riguardo su tutta la partita dei rifiuti speciali, ovvero quelli che sono poi i rifiuti dei distretti produttivi, delle nostre aziende. Certamente da un lato perché per cercare di
creare quelle condizioni di competitività e di economicità della gestione che risiedono anche nella compressione dei costi di smaltimento, ma anche per ovviamente introdurre modalità virtuose e modelli che possano fare anche della nostra regione un punto di riferimento in un panorama molto più ampio. E ci sono delle esperienze molto interessanti già in atto. Noi abbiamo anche distretti produttivi, mi viene in mente il cartario di Lucca piuttosto che il conciario di Empoli, di Santa Croce, che hanno una certificazione ambientale, perché ormai questa dicotomia paventata a più riprese negli anni passati, questa conflittualità fra le ragioni dello sviluppo e le ragioni dell'ambiente, sta trovando oggi un'armonizzazione reale proprio sui temi dell'economia circolare. E quindi è necessario in qualche modo anche qui andare da un lato a sostenere quelli che sono i percorsi incontro fra il mondo della ricerca e il mondo dell'impresa. Pochi giorni fa ho assistito a una bella presentazione di un progetto con il quale le gomme ormai esauste, ormai avviate alla discarica, alla termovalorizzazione, vengono ulteriormente scomposte, quelle componenti riavviate a un nuovo ciclo produttivo. Però è un progetto dell'Università di Firenze finanziato dalla cooperativa degli autotrasportatori fiorentini, quindi una ricerca applicata per la soluzione di un problema. Ecco, noi dobbiamo fare esattamente questo come pubblici amministratori, creare le condizioni di incontro, sostenere i percorsi virtuosi di sviluppo di nuove progettualità. E nell'ambito, appunto, io credo in particolare del settore produttivo, quindi dei vari distretti produttivi che ancora reggono l'urto della crisi economica nella nostra regione, creare anche qui modalità specifiche, perché il pulper del cartario è diverso dalle esigenze di trattazione anche qui di fanghi che hanno i conciari piuttosto che altri distretti. Mi viene in mente il più grande produttore di rifiuti speciali nella nostra regione, che è la Thioxide, una grande multinazionale che genera come rifiuti dei gessi rossi che devono trovare una loro trattazione, una loro collocazione, cioè ogni ciclo produttivo ha le sue specificità e le sue esigenze. E il rapporto fra rifiuti speciali e rifiuti urbani è da 1 a 4 più o meno, quindi anche come quantità capite bene, insomma, che lì sta l'esigenza impellente di appunto circolarizzare il più possibile. E vedo però grande dinamicità da parte del nostro mondo produttivo che coglie questa sfida con grande prospettiva e con grande senso di intrapresa, quindi con la volontà assolutamente di stare dentro la partita. La Regione Toscana è assolutamente uno degli attori, non è l'unico, ma è uno degli attori e degli snodi che nella filiera della pubblica amministrazione appunto favorisce questi processi. Cerchiamo di farlo da un lato, ripeto, sulla parte più gestionale quotidiana, dall'altro su tutti gli aspetti di pianificazione. Noi abbiamo inserito anche nel piano regionale di sviluppo un paragrafo specifico, in particolare relativo alla costa, ma che riguarda proprio l'economia circolare, proprio come declinazione economica più che ambientale. Cioè qui il progresso, diciamo, si sposa perfettamente con le ragioni della sostenibilità ambientale e costituisce certamente la ricetta che la Regione Toscana vuole perseguire. Grazie Assessore. È molto opportuno anche il richiamo che ha fatto, anche se in maniera molto sfumata, ma è uno dei temi su cui si potrebbe sicuramente continuare il discorso, quello delle certificazioni, no? Prima parlava delle certificazioni dei distretti. Il tema della certificazione in materia ambientale evidentemente ha un peso specifico notevole, nel senso che stiamo assistendo, soprattutto in questi anni, a un passaggio di percezione. Mentre prima era percepito come, se vogliamo così, un'attestazione volontaria della propria conformità ai parametri ambientali, adesso sta diventando quasi una presenza obbligatoria, ma non lo dico in senso negativo.
è uno strumento in più, se vogliamo, per attestare la conformità ai parametri ambientali. Da un lato perché, appunto, dicevamo prima, il collegato ambientale ha spinto molto sul tema della certificazione ambientale proprio come strumento anche per accedere a determinate gare d'appalto sui servizi. E questo è sicuramente un elemento di cui tenere conto. L'altro è il fatto che io mi occupo anche di lavoro di sicurezza sul lavoro, mentre quando c'è stata, diciamo così, la riforma della legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, sono stati previsti all'interno del decreto legislativo 81 dei modelli esimenti. Gli esimenti sono quei modelli ai quali può aderire, ai quali anzi deve, perché è previsto dalla legge, aderire un'impresa, e in cambio evidentemente può avere una serie di diciamo facilitazioni sui controlli, perché evidentemente si dà per scontato che se l'azienda è conforme a quel modello rispetti tutta una serie di parametri. Nel processo di riforma della legislazione ambientale questo non è avvenuto, nel senso che è ancora un gap da colmare. Questo gap lo sta colmando in parte il tema della certificazione, che rimane sempre sì su spinta volontaria, non è ancora cogente evidentemente, però sta andando proprio in quella direzione nello strutturare meglio, ma anche nell'attestare, se vogliamo, meglio l'impegno di un'impresa. Qua ritorno al discorso di prima delle imprese che, nonostante il clima sicuramente non favorevole dal punto di vista economico, decidono di investire tempo e risorse nei processi di certificazione ambientale, sicuramente è uno sforzo che gli va riconosciuto. Quello che è interessante però è anche capire, allargando un po' la prospettiva, come l'economia circolare si collochi all'interno di uno scenario internazionale dove sappiamo ci sono tutta una serie di attori, a partire dalle Nazioni Unite fino alla Comunità Europea, che da anni stanno spingendo verso l'adozione di modelli ecovirtuosi, se non addirittura a accordi internazionali che evidentemente sono finalizzati, uno su tutto il protocollo di Kyoto, sapete che di recente c'è stato anche la ratifica dell'accordo di Parigi frutto dell'ultima COP. Per cui dicevo, è interessante capire anche sulla base di stime che sono state date dall'EPA sul fatto che ad esempio l'adozione in pieno di un modello di economia circolare non solo sarebbe, diciamo così, uno strumento a difesa dell'ambiente, ma potrebbe generare addirittura utili e posti di lavoro in dimensioni veramente notevoli. Allora, da questo punto di vista è interessante capire come l'economia circolare si collochi all'interno di queste politiche internazionali, e allora per farlo adesso chiedo appunto a Marco Frey, che è direttore dell'Istituto di Management della Scuola Sant'Anna di Pisa, di farci capire un po' come si colloca all'interno di questo scenario internazionale. Solo una cosa, informazione. Prego. Di servizio, visto che parlavo d'Europa. L'onorevole Bonafè è in un volo tra Francoforte e Peretola in ritardo. Non mi sono fatto dire se la colpa è di Peretola, perché sennò potrei costruire un gran can sull'aeroporto, quindi era solo per dare un'informazione di servizio. Grazie. Sì, grazie mille. Stavamo parlando di certificazione, c'è un passaggio logico che secondo me è abbastanza interessante. Recentemente abbiamo avuto un seminario con la presenza del direttore strategie dell'ISO, che ha fatto un lungo intervento a Milano di fronte alle imprese. E i due temi su cui si è maggiormente concentrato, dopo aver inquadrato l'evoluzione che in questo momento gli standard di certificazioni hanno, sono stati l'economia circolare e industria 4.0. Allora, io credo che dal punto di vista della comprensione di quali sono le sfide principali che sta vivendo il settore manifatturiero e dei servizi, perché poi sono strettamente interrelati, questi due elementi sono particolarmente significativi e anche da correlare. Quindi, in effetti lui lo faceva, cioè anche il mondo della certificazione volontaria sta riposizionandosi in una prospettiva che è necessariamente strategica. E questo il dettaglio che io vorrei dare alla parte di intervento. Poi magari, se abbiamo occasione, entro anche nel merito di cosa sta succedendo in Italia sull'economia circolare, perché è ovvio che interessa molto gli astanti. Dal punto di vista internazionale noi abbiamo un quadro che negli ultimi anni ha dato precisarsi abbastanza bene in termini almeno terminologici, cioè dal 2011 in poi, in preparazione di quella che è stata la conferenza di Rio 20 anni dopo, quindi la conferenza sulla sostenibilità che... benissimo, così scorro anche qualche slide, perfetto. Sono stati preparati alcuni rapporti che hanno dato anche delle definizioni a livello internazionale che ormai sono condivise. Allora, prima del concetto di circular economy,
quello che è stato utilizzato per caratterizzare un cambiamento significativo, radicale del modello di sviluppo. Noi stiamo vivendo ancora oggi, stiamo forse all'inizio dell'uscita da, però stiamo vivendo ancora un periodo di crisi. Questa crisi ha degli elementi strutturali, evidentemente. Quali sono i fattori principali di un cambiamento di modello che possa essere poi anche rigenerativo rispetto al quadro in cui ci troviamo? E dove peraltro il mondo occidentale si gioca una sfida importante di mantenimento di una leadership almeno culturale, di impostazione rispetto a quello che invece succede nel resto del mondo, che ha ritmi di crescita, dinamiche che tutti conosciamo. Allora, il primo concetto è stato quello di green economy, che ovviamente ha al proprio interno il concetto di circolarità, dove la definizione che viene data dall'UNEP in questo rapporto è un'economia capace di produrre un benessere di migliore qualità e più equamente esteso, salvaguardando le risorse naturali. Allora, anche il tema dell'ambiente diventa un elemento che non è più conservativo, ma è rigenerativo in quest'ottica. Questo si lega molto anche poi alla definizione di economia circolare. E c'è il tema dell'equità, che è un tema fondamentale, lo vediamo anche nella nostra società. Cioè, oggi in questa fase di trasformazione c'è il rischio che si polarizzi anche la dinamica sociale, in cui pochi usufruiscono di determinate logiche di cambiamento e molti altri stanno peggio. Il secondo rapporto dell'OCSE in questo caso, quindi dell'organismo che rappresenta i paesi occidentali dal punto di vista delle dinamiche economiche, contiene un concetto chiave in quest'ottica, che è il decoupling, il disaccoppiamento. In altri termini, dobbiamo fare meglio con meno. Quindi i discorsi che sono stati fatti anche in precedenza sull'efficienza sono cruciali. Lo vedremo anche poi con gli esempi delle imprese. Cioè, nel momento in cui un'impresa riesce a risparmiare nei costi, che è una delle sue prime finalità, e al tempo stesso con questo risparmio migliora anche il suo rapporto complessivo con l'uso delle risorse, con l'impatto sull'ambiente, abbiamo fatto bingo. E questo è l'elemento chiave, per tanti fattori che sono chiari a tutti. Il primo è, diventiamo, lo si diceva in precedenza, lo diceva l'assessore Bettini, da 9 miliardi di popolazione nel 2050, cosa ci si può attendere in termini di consumo, visto che già oggi noi consumiamo più risorse di quella che il nostro pianeta Terra è in grado di generare. Ovviamente è necessario un radicale modifica dei comportamenti di consumo, in primis, e poi di tutte le efficienze anche tecnologiche che si possono mettere all'interno dei cicli. Quindi il concetto di circolarità, che non fa altro che replicare poi i meccanismi di funzionamento della natura, che non butta via niente. Ricordo lo slogan dell'agricoltura sul maiale, no? Entra esattamente in questa prospettiva. Negli scenari internazionali però c'è qualcosina di più che è arrivato dopo il 2011. A settembre del 2015 è stata approvata l'Agenda 2030, che guarda caso si intitola lo sviluppo sostenibile. Cioè le Nazioni Unite, tutti i paesi delle Nazioni Unite, in un processo che è durato 2 anni di definizione di questi obiettivi, sono 17 e di 169 target, ha di fatto disegnato i prossimi 15 anni dal punto di vista dell'impegno internazionale. E cosa c'è dentro questi 17? Declinati in termini di sostenibilità, leggeteli quasi per riga. La prima riga sono sostanzialmente quelli più tradizionali di carattere sociale: lotta alla fame nel mondo, all'istruzione di qualità, la risorsa idrica che è la risorsa di questo secolo e quant'altro. La seconda linea sono sostanzialmente variabili di tipo economico, ovviamente di un'economia equa e sostenibile, e la terza sono tendenzialmente variabili ambientali. Le tre gambe della sostenibilità ci sono tutte, sono tra di loro interrelate, e l'SDG 12, consumo e produzione sostenibile, è esattamente quello che contiene il tema della circolarità in modo più esplicito. Allora, questo è lo scenario a cui si stanno adattando anche le imprese. C'è un'indagine del Global Compact fatta con Accenture 4 mesi fa, intervistando 1000 CEO, amministratori delegati delle principali imprese nel mondo. E vorrei farvi vedere quali sono le risposte. Sono straordinariamente orientate all'identificare questo framework strategico come un framework di lungo periodo. Le risposte sono il 90% che dice: noi ci stiamo orientando in questa logica. E addirittura il dato più sorprendente di tutti è che il 49% dice:
Noi, uomini di business, siamo i principali protagonisti di questa sfida. Accoppiato con le indagini di Eurobarometer che dicono noi cittadini siamo i principali protagonisti nello spingere le imprese ad andare in una certa direzione attraverso le nostre scelte di consumo, c'è una disponibilità di partner per gli attori istituzionali straordinaria in questo momento. E c'è questa visione strategica internazionale. Allora, come in questo quadro si possono andare a collocare le situazioni del nostro paese? Cioè, come ci poniamo noi in questo ambito? Questa è una rappresentazione di come siamo messi rispetto all'agenda 2030, considerando alcuni di quegli indicatori. Vedete, è una mappa molto irregolare. L'Italia su certe cose è arretrata, su altre è messa meglio. I temi dell'economia circolare sono quelli su cui noi siamo messi piuttosto bene. Perché? Primo, storicamente, questa terra lo dimostra. Quando a Prato nel 200 si produceva a partire dagli stracci, si faceva economia circolare. Il cartario citato della Lucchesia è stato il primo comparto che, a causa della carenza di materie prime in Italia negli anni 60, quando c'è stato il boom, si è messo a riutilizzare carta da macero. E ne abbiamo tantissimi di casi di questo genere. Il nostro conciario ha costruito una morbidezza delle pelli straordinaria, che è ancora difficilmente imitabile, nel momento in cui ha cominciato a sostituire le forme di conciatura tradizionale di natura chimica. Cioè, ci sono tante storie di innovazione che di fatto sono servite anche nel passato. Nulla si inventa completamente nei processi, ovviamente. E noi abbiamo radici profonde da questo punto di vista. Vi volevo fare... Oh, scusate, questo che deve girare. Ops. Ok, questi sono dati di Simbola che ci dicono, vi rappresento sinteticamente, che le imprese italiane che vanno bene, è un lavoro fatto insieme a Unioncamere, quindi è di casa, e viene fatto ogni anno, ripetuto ogni anno, con un parco di interviste, quindi un campione straordinariamente ampio. Cosa emerge? Emerge che le imprese italiane che investono di più in green, circular, sono anche quelle che diventano più competitive. Ma non solo, l'Italia è messa molto bene dal punto di vista degli indicatori relativi agli input di materia per unità di prodotto. Siamo il secondo, il terzo paese in Europa. Questa nostra scarsità di materie prime ci ha portato e ci continua a portare, perché guardate le dinamiche come sono interessanti in termini di crescita, ad essere sempre più efficienti, a fare meglio con meno. E queste sono le performance. Le imprese che investono in green esportano più e meglio. Quindi sono anche quelle che sono in grado di cogliere le dinamiche dei mercati laddove i mercati crescono. Il verde rappresenta la differenza prestazionale rispetto a tutto il resto. Allora capite che anche quando andiamo a vedere le piccolissime imprese scopriamo che per esempio c'è una forte correlazione tra capacità innovativa e greening oggi. L'industria 4.0 si lega ai temi dell'economia circolare e della green economy. E ci sono effetti interessanti sull'occupazione, controtendenziali, rispetto a un problema enorme che abbiamo nel nostro paese. E questi dati continuano ad essere confermati da diversi anni a questa parte. Poi c'è un problema di investimenti, effettivamente, che ricorre, ma quando ci sono danno questi risultati. Ecco. Peraltro noi è un campo in cui eccelliamo nell'ecoinnovazione, non abbiamo tantissima capacità di brevettare, come sapete, ma in questi campi qui sì. O ancora, passando al tema dell'economia circolare rapidamente, sperando che poi ci sia un inquadramento di che cos'è la direttiva da parte dell'onorevole Bonafè, se no due parole poi a un certo punto le diciamo. Vedete, la logica dell'economia circolare è questa, che è rigenerativa by design. Quindi, nell'ottica che dicevamo prima, ma è progettata per. Vuol dire che noi pensiamo i prodotti o l'attività di servizio complessivamente inteso che gestiamo sin dall'inizio perché si chiuda il cerchio.
e soprattutto è restorative by intention, cioè è in grado di ricreare, rigenerare le risorse, ma tutte. Pensiamo al suolo, cosa vuol dire dal punto di vista del policy maker dire che sul suolo bisogna ragionare in termini restorative? Vuol dire che non si costruisce nuovo tendenzialmente e si cerca di riusare l'esistente. E ci sono tutti gli ambiti di attività economica che possono tranquillamente essere letti in questa prospettiva. Questa la conoscete tutti, vedete, questa è la rappresentazione, diventa circolare e non più lineare, ma volevo andare anche qui a dei dati, perché questi sono i dati di come siamo messi oggi in generale. Siamo tendenzialmente poco circolari, molto poco circolari, siamo ancora molto lineari. Però, guardando le imprese cosa possono fare, volevo farvi vedere questi dati di una ricerca che abbiamo fatto recentemente, Sant'Anna e Bocconi, per CONAI. Straordinario dal punto di vista del livello di risposte, i numeri, perché è una survey con 3.500 risposte, piuttosto robusta dal punto di vista dei numeri. Vi faccio solo vedere le risposte che sono state date rispetto a due fasi dell'economia circolare. Per spiegare le fasi faccio solo un passaggio indietro sulla slide precedente. Vedete, l'economia circolare si sviluppa a partire dalle materie prime, attraverso la progettazione, quel design di cui parlavamo prima, la produzione. Allora, se il design vuol dire io progetto sin dall'inizio per design for disassembling, design for reuse, eccetera, eccetera, abbiamo poi la produzione e tendenzialmente qui stiamo parlando di che tipo di produzione? Di una produzione che guarda da un lato all'efficienza, dall'altro guarda a tutti quegli elementi anche di razionalizzazione in ottica circolare che possono esistere, evidentemente. C'è la distribuzione, c'è il consumo, in cui noi consumatori siamo chiamati a giocare un ruolo che evocativamente è quello che abbiamo fatto nel campo dei rifiuti con la raccolta differenziata, ma c'è di più, evidentemente. L'apparecchiatura elettrica elettronica, cioè di fatto scegliere e premiare quei prodotti che, quello che diceva quell'indagine di Eurobarometer. E poi, dal punto di vista della logistica, c'è una logistica inversa, reverse logistics, cioè si deve prendere ciò che è arrivato in fondo e riportarlo all'inizio, in una certa ottica. Quindi ci sono tutte queste fasi, no? In cui oggi vedete che il cerchio dimagrisce, perché noi perdiamo risorse in ciascuna di quelle fasi. Se vogliamo veramente essere circolari, dovrebbero essere tutte ugualmente grassottelle, cioè mantenere le risorse all'interno in quello spirito. Allora, torniamo ai dati, perché quelli sono interessanti, per capire come il sistema delle imprese si sta muovendo, ripeto. Guardate la fase di produzione. Allora, la cosiddetta simbiosi industriale. Cos'è la simbiosi industriale? Io ho un rifiuto nella mia attività, tu che hai l'impresa che viene dopo di me puoi prendere quello scarto, quel rifiuto, quel residuo, diciamo quel materiale, e riusarlo. Simbiosi è anche mettere in sequenza, dentro le filiere o in aree industriali di un certo tipo. Allora, non è più un mito. Gli scarti di produzione del 50% delle aziende italiane sono con varie modalità riutilizzati come input in processi di produzione di altre aziende. Cioè, quel campione risponde metà. Già lo sta facendo, più o meno, evidentemente. Però sono basi importanti questi. Il 70% degli scarti di produzione di un'azienda su 10 sono riutilizzati come input in altri processi di produzione. Stiamo parlando di qualcosa che è già in essere. Quasi il 40% delle aziende offre sul mercato prodotti costituiti almeno in parte da materiale riciclato. Bene, il 30% delle aziende già oggi attua iniziative volte a fornire servizi di riparazione e sostituzione delle componenti danneggiate. Anche qui, un altro dei miti del modello industriale in cui siamo cresciuti. La logica per cui per l'impresa l'importante è vendere di più, riducendo la durata utile dei prodotti e a questo punto facendo in modo che se si guastano si ricomprino. Ecco, anche questo è un fenomeno interessante che sta prendendo piede. E sta prendendo piede anche in logica di economia informale. Ci sono tanti giovani che si sono inventati delle attività per cercare di far sì che quell'enorme spreco, pensate per esempio ai rifiuti elettronici, potesse essere il frutto di un recupero. A volte non sono giovani italiani che lo fanno, ci sono i cinesi che sono particolarmente specializzati in questi giochi di recupero. Secondo, fasi di design.
Un'azienda italiana su tre offre sul mercato prodotti che sono disassemblabili, cioè pensati, design for disassembling, in componenti monomateriali, perché è più facile. Pensate al Tetrapack, il Tetrapack dal punto di vista della gestione dei rifiuti è un disastro, perché è un po' riaccoppiato. Però anche lì, in Italia, si sono sviluppate attività industriali, una delle quali è proprio nel distretto cartario di Lucca, che ha trovato le soluzioni per disaccoppiare il materiale accoppiato. Quindi nulla dal punto di vista poi delle capacità innovative, anche italiche, è impossibile. Vedete poi, oltre al 30% delle aziende italiane oggi ha già attuato iniziative nella fase di design, di progettazione del prodotto, volte a ottimizzare l'utilizzo di imballaggio. E poi il 25% delle aziende ha implementato azioni per incrementare la vita utile del proprio prodotto, tramite ad esempio la progettazione per componenti modulari, smontabili e reintegrabili. Allora, è una fotografia che vi volevo dare per ricollegarmi alla considerazione iniziale che abbiamo fatto. Industria 4.0 è null'altro che la quarta fase di evoluzione industriale, la quarta rivoluzione industriale. In questo momento il nostro paese, ma anche la regione Toscana, su questo tipo di partita sta puntando per pensare a una revisione e rilancio della manifattura, di cui tutti ormai siamo consapevoli che è importante. Cioè, il fatto che si deve andare verso una società basata solo sui servizi, nessuno di noi è convinto. E l'Italia è ancora il secondo paese europeo in termini di manifattura. Siamo diventati il settimo a livello mondiale, perché nel frattempo Corea prima e più recentemente India ci hanno superato. Però dietro di noi c'è la Francia, l'Inghilterra e il Brasile. Abbiamo grandi possibilità di riuscire a mantenere questa posizione. Perché poi se andiamo a vedere quel 30% di imprese italiane che innova, esporta e investe nella green e nella circular economy, perché quelle tre cose sono correlate tra di loro, quelle sono capaci di rappresentarci a livello internazionale in maniera consistente, in certe nicchie noi siamo i primi. Poi la caratteristica delle imprese italiane è che fanno un po' fatica a diventare grandi. E quindi è più facile che noi siamo i leader di nicchie, non i leader di mercati particolarmente consistenti, dove se ci apriamo uno spazio è più facile che qualcuno a un certo punto ci compri. E anche la caratteristica familiare delle nostre imprese, che è un problema non banale, rende difficile poi questa logica di continuità strategica in una prospettiva di forte crescita. Ma in tutti questi temi, che sono temi di nicchia, che hanno bisogno di politiche di supporto per crescere, evidentemente lo spazio potenziale che noi abbiamo è assolutamente consistente. E questa è anche una nostra chiave per interpretare in una prospettiva in cui le filiere, le piccole e medie imprese siano profondamente attive, il tema di Industria 4.0. Non siamo i tedeschi che devono basare tutto esclusivamente su tecnologie digitali concentrate sulle fasi di produzione. Anche quello, perché poi le eccellenze ce l'abbiamo, noi a Sant'Anna abbiamo la robotica che è sicuramente di frontiera. Ma anche il tema poi dell'uso dell'Internet of Things, di tutte le opportunità per cui le tecnologie diventano un connettore di quelle cose che dicevamo. Connettono le filiere, connettono il consumatore al produttore, connettano il progettista del design con chi produce, con una finalità molto importante che è quella che sta sotto il cappello della circular economy. Mi fermerei qui per... Sì, magari poi riprendiamo. Esatto, se poi c'è qualche tema che vogliamo riprendere, anche connesso alla direttiva della Commissione europea, possiamo poi andare a cercare i riferimenti specifici. Grazie. Grazie professore, perché veramente ha tracciato in maniera molto mirabile il quadro all'interno del quale si inserisce la circular economy, il tema della circular economy e non soltanto evidentemente, ma offrendo anche una doppia chiave di lettura, no? Cioè da un lato appunto lo scenario internazionale, dall'altro invece quello che è lo scenario italiano, che come dicevamo in apertura è sicuramente di tutto rilievo, nel senso che bisogna un po' anche, al di là delle difficoltà che sono state poste in evidenza, una
difficoltà storica era appunto quella di, della dimensione delle imprese italiane che rappresentano delle eccellenze di nicchia ma difficilmente riescono a fare sistema e quindi spesso sono poi oggetto di acquisizione da parte di imprese straniere. Ma al di là di questo, evidentemente però, sul tema dell'ambiente l'Italia sta iniziando veramente a raggiungere degli obiettivi sicuramente di ottimo livello. Parliamo anche appunto di politiche che stanno dietro poi politiche produttive, quindi politiche di adesioni ai parametri di conformità ai parametri ambientali che si stanno intrecciando sempre di più con quelli che sono i modelli produttivi. E la cosa importante è che stanno diventando un tema diciamo pervasivo lungo tutta la filiera produttiva, quindi si parte addirittura dalla progettazione, cioè io progetto un bene di consumo già in funzione o del suo riutilizzo o del fatto di poterlo disassemblare in maniera ottimale per recuperare dei materiali, fino appunto poi al momento in cui il bene non è più utilizzabile, per cui va incontro a una nuova vita sotto forma magari di altri beni, altri oggetti. E questo evidentemente è un tema molto, molto interessante, che si riallaccia un po' poi al discorso che faceva l'assessore prima sul fatto che soprattutto con una particolare attenzione ai distretti produttivi, dove c'è evidentemente, ma per un processo fisiologico, una generazione di rifiuti speciali, il discorso dell'economia circolare è molto molto d'appeal, perché evidentemente laddove ci sono degli scarti di produzione o dei rifiuti che derivano comunque dai processi produttivi, riuscire a intercettare quel momento e a rinobilitare questi materiali reimmettendoli in un nuovo ciclo di vita sicuramente è un tema molto affascinante. Non so se l'assessore possa citarci magari un caso d'eccellenza, poi immagino che non sia l'unico, però un primo caso che le viene in mente. Sì, no, i casi sono molti, comunque diciamo andando un po' per flash, sempre tornando al distretto cartario, ma torno lì perché forse il distretto in questo momento emblematizza un po' la necessità di dare corpo e anima agli interventi proprio di circolarizzazione economica. Lo diceva benissimo il professor Frei. I cartari di Lucca sono quelli che per primi hanno intrapreso una politica di riciclo e riutilizzo della materia, ovviamente indotta per ragioni di carattere economico, ma chiaramente una buona pratica anche dal punto di vista ambientale. Questa lavorazione produce quello che dicevo prima, questo scarto che è il pulper, che non è altro che acqua, cellulosa e qualche componente chimico, che però è molto complesso da trattare. Generalmente va alla termovalorizzazione, quindi a recupero comunque energetico, perché la termovalorizzazione, tanto vituperata diciamo anche da queste parti, in realtà è una pratica di recupero energetico, quindi sta prima il conferimento in discarica e quindi anche in termini di gerarchia europea sulle modalità di trattazione dei rifiuti è comunque sempre preferibile al conferimento in discarica, ovviamente per ragioni di carattere ambientale. Questo pulper mostrando alcune potenzialità di impiego molto interessanti. Il distretto sta sviluppando un progetto di ricerca che ormai è nella sua fase sperimentale, per cui dal pulper vengono prodotti dei veri e propri pancali di plastica che hanno un loro possibile commercio. Stiamo immaginando comunque di sostenere il distretto nel miglioramento qualitativo di quello scarto per poi verificarne l'utilizzabilità, ovviamente secondo quello che permettono le norme, sia come capping di discarica, quindi non più come conferimento ma come materiale utile alla copertura delle discariche. Stiamo valutando una serie di impieghi, per esempio la trasformazione del pulper in CSS, in combustibile secondario che va ad alimentare quei termovalorizzatori, perché ha comunque in sé un potere calorifero molto alto e quindi può essere utilmente impiegato. Stiamo parlando di uno scarto, cioè quello ultimo dopo che si è comunque fatta un'operazione di riempiego di materia, quindi di un materiale che di per sé diciamo presenta anche una sua problematicità. Eppure anche su quello stiamo immaginando strade, direttrici di possibile reimpiego.
La certificazione di distretto, tornando un attimo sul punto, va proprio anche nella direzione di ottimizzare queste buone pratiche, di renderle appunto di sistema e di farle riconoscere in un contesto che non è più diciamo della singola azienda, ma è di distretto produttivo complessivamente inteso. E questo, devo dire, è un fronte sul quale, fra l'altro, Lucca già faceva la certificazione di distretto. Il conciatori di Santa Croce e San Miniato autonomamente si sono organizzati per una certificazione di distretto. Ci sono altri distretti interessati, mi viene in mente quello, diciamo, che conosco meglio venendo da Pistoia, che è quello vivaistico, che è vero produce verde, ma sapete bene che intorno alle piante c'è tutto un dibattito sull'impiego di fitofarmaci, in realtà anche qui molto diciamo sopravvalutato nella sua entità, ma è un tema che resta. Quindi noi dobbiamo coniugare esattamente, secondo il ragionamento che faceva il professor Frey, cioè come elemento prima di tutto di convenienza economica. Noi non possiamo chiedere a un'azienda di mettere in pratica appunto progetti di ricerca che circolarizzino il proprio processo produttivo semplicemente perché questo rappresenta una buona pratica ambientale. Deve costituire un contenimento di costi, un fattore di competitività, una scommessa nella quale prima di tutto crede l'imprenditore e crede quel comparto produttivo al quale appartiene. Allora, in questo modo, chiaramente questi elementi devono essere doppiamente valorizzati anche sul piano ambientale, perché così è. Faccio soltanto due esempi, anzi uno in particolare. Voi avrete letto anche questa priorità che il Presidente Rossi si è dato su un controllo massiccio dell'attività estrattiva nel comparto del marmo. In realtà questo deriva anche da un'esigenza di carattere ambientale, perché lo scarto di quella lavorazione, la marmettola, che è polvere, sta effettivamente impattando su quel territorio in maniera molto forte, producendo delle situazioni, in particolare da un punto di vista anche idraulico, perché impermeabilizza il terreno, quindi molto rischiose, anche che aggravano in qualche modo già lo stato torrentizio di quei corsi d'acqua, che poi ogni volta che piove come piove oggi ci pone di fronte a situazioni di emergenza. Anche lì si stanno sviluppando progetti di ricerca in questo senso, quindi per un recupero della marmettola che in parte, guardate, oggi va a quella Thioxide, quella multinazionale che dicevo prima. I gessi rossi vengono prodotti impiegando marmettola, anche questo è un elemento di circolarizzazione. La nuova frontiera è impiegare questo materiale per diciamo la formazione di componenti per l'edilizia. Questo è un ulteriore passo che diciamo non la regione toscana, ma aziende della Toscana stanno sviluppando. Certamente, ripeto, quello che noi dobbiamo fare, e quando dico noi dico anche a livello nazionale congiuntamente, è quello di favorire con norme prima di tutto trasparenti e facilmente interpretabili questi percorsi di reimpiego, perché la normativa sui rifiuti oggi ha un codice ambientale, quindi un unico testo al quale fare riferimento, ma ancora oggi nelle interpretazioni, diciamo, i vari attori in qualche modo si scontrano, dibattono e generalmente si adotta la soluzione che è maggiormente tutelante per la parte della pubblica amministrazione, non per l'impresa. Io credo che questo invece debba essere in qualche modo superato in un rapporto virtuoso che, ripeto, c'è, perché la buona impresa vuole esattamente questo, vuole sviluppare la propria produzione in una direzione di assoluta sostenibilità, perché oggi la sostenibilità non è più un'opzione ma una strada obbligata proprio per stare sul mercato. È anche vero che, chiaramente, lo diceva sempre il professore, ma immaginare di circolarizzare la nostra, che è un'economia profondamente lineare, vuol dire anche incidere molto sugli usi e costumi dei nostri cittadini, i nostri personali. Mi viene in mente che oggi un telefonino lo si cambia perché passa la moda, non perché smette di funzionare. Ecco, questo già dovrebbe farci riflettere. Ma anche sul piano della parte, diciamo, urbana dei rifiuti, stiamo facendo grandi passi in avanti. Vi dico, questo è termino. Io guardo con grande attenzione alla nuova frontiera. Noi abbiamo
i vecchi impianti di compostaggio, no? L'organico si conferisce, si tira fuori un prodotto che generalmente è un ammendante in agricoltura. La nuova frontiera è il biometano, cioè estrarre dall'organico una sostanza che comunque alimenta anche i nostri automezzi. Pensate voi che cosa costituisce in termini economici la possibilità di avere in qualche modo un combustibile che ovviamente è meno impattante dei tradizionali benzina, gasolio e quant'altro, che è immediatamente disponibile in un'ottica di filiera corta sul nostro territorio e che può, diciamo, con grande risparmio economico alimentare le autovetture, gli impianti di riscaldamento, chi più ne ha più ne metta, tutto quanto va, diciamo, in qualche modo a benzina o a gasolio. Ecco, questa è una frontiera economica che io credo sia assolutamente enorme, perché comunque presuppone nell'opportunità che rappresenta ovviamente una realtà che si adegua e che magari per adeguarsi richiede proprio anche il giusto sostegno alla pubblica amministrazione. Credo che da questo punto di vista la Regione continuerà a porre forte attenzione e anche forte determinazione nel sostenere questi processi che comunque anch'io credo in Italia possono trovare, proprio per le condizioni date. L'Italia è un paese che ha ridotto del 40% il proprio approvvigionamento di materie prime, perché appunto non ne ha, e quindi si inventa anche giustamente modalità di riutilizzo di materia. Ecco, questo è diciamo un contesto nel quale l'intrapresa, il genio tipico delle nostre aziende può trovare davvero una frontiera di grande sviluppo, e noi ci saremo. Come giusto che sia, perché evidentemente certi processi sono frutto di una condivisione. Le imprese sicuramente possono essere parte attiva in questi processi, ma hanno bisogno necessariamente delle amministrazioni locali che stanno vicino loro. Non soltanto, tanto per farvi capire quanto anche, per dire, l'utente finale, cittadino, chiamiamolo come vogliamo, possa essere veramente anche parte attiva, anch'esso nelle politiche di economia circolare. Settimana scorsa ho avuto un incontro con un consorzio che si occupa di recuperare appunto quelle apparecchiature elettriche ed elettroniche che vengono comunemente chiamate, una volta passate allo stato di fine vita, RAE, cioè rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, sul quale sapete che c'è stato di recente il famoso decreto 1-0, ovvero sia la possibilità di conferire un rifiuto di piccole dimensioni, quindi tipicamente un tablet piuttosto che uno smartphone, a un punto vendita, e il gestore appunto del punto vendita ha l'obbligo di ritirarlo senza costi aggiuntivi. Questo consorzio adesso ha messo in piedi con alcune catene di distribuzione di elettrodomestici questi sistemi per la raccolta. Ma a monte di questo era interessante vedere il dato su quanti cellulari inutilizzati ci siano nei cassetti delle famiglie. È una quantità incalcolabile, e quello è un flusso che sfugge evidentemente a un processo di potenziale recupero, quindi di reimmissione in circolo di materie. Sono elettrodomestici inutilizzati, chiamiamoli non elettrodomestici, apparecchiature elettriche, chiamiamole, inutilizzate, che sfuggono appunto a questo processo e che tipicamente poi vengono conferite, guarda caso, nella maggior parte dei casi nel posto sbagliato. E questo è sicuramente un peccato, diciamo. Invece, tornando un attimo al discorso, poi ci avviamo verso la pausa caffè, con il professore, a me interessava molto se era possibile caratterizzare leggermente meglio il discorso delle opportunità, perché era stato detto che appunto per le imprese il fatto di mettere in atto delle politiche ecovirtuose nei processi produttivi può generare delle imprese, dei vantaggi non solo dal punto di vista del fatturato, diciamo, ma anche dal punto di vista occupazionale, giusto? Questa secondo me è un po' la chiave di volta di tutto il discorso. Sì, certo. Ovviamente, come in tutte queste fasi di trasformazioni, ci sono i vincoli e ci sono le opportunità. Di alcuni vincoli abbiamo parlato, cioè lo stesso sistema delle regole deve rinnovarsi, deve aggiornarsi rispetto a un quadro di questo tipo, e questa forse è la sfida principale, perché poi sappiamo che questi processi devono essere più accompagnati, esatto, che spinti. Quindi, lasciato un attimo da parte la questione dei vincoli, su cui comunque ribadisco,
ruolo del settore pubblico è fondamentale in questo ambito. Quali sono le opportunità? Nel parlare di opportunità voglio fare un esempio, anche perché poi così ci leghiamo a uno degli interventi che ci sarà nella tavola rotonda successiva. Prendiamo un settore diverso da quelli di cui stavamo ragionando adesso, perché ci concentravamo di più sul cuore della nuova direttiva, che di fatto è il settore dei materiali, del riuso di materia, no? Ma pensiamo a un settore in cui c'è stata una dinamica negli ultimi anni straordinaria per il nostro paese, che è quello del vino. Allora, cosa è successo nel settore del vino? Noi oggi facciamo meglio con meno, è indubitabile. Vendiamo una quantità che probabilmente è la metà di quella che vendevamo 25 anni fa, forse anche meno. E il valore generato da questo settore complessivamente è quantomeno il quadruplo. Allora, il rapporto è 1 a 8. Cosa è successo? È successo che siamo diventati fortemente competitivi a livello internazionale sulla fascia di alta qualità. Ci sono altri settori in cui noi siamo lì posizionati. Questo cambiamento ha portato con sé evidentemente tutta una serie di elementi di trasformazione. Ci sono i francesi in cui passato e futuro si legano, anche dal punto di vista del lavoro. Cioè si ritorna a una valorizzazione di una componente di artigianalità nuova, molto tecnologica. I cosiddetti nuovi artigiani o smanettoni o chiamiamoli come vogliamo, cioè persone che anche in agricoltura devono saper usare i big data quasi, cioè le informazioni comunque che governano i processi decisionali e quant'altro. Allora, questa è la prima grande opportunità che io vedo, cioè la capacità di evolvere in una dimensione in cui la tecnologia consente oggettivamente di fare un salto di qualità importante, quelle che sono anche le radici profonde del nostro sistema produttivo. Anche qua, così come a un certo punto si buttava via quasi il manifatturiero dicendo bisogna andare in una spinta di servitization al modello anglosassone, cioè in Gran Bretagna quello di fatto è quasi successo. La Thatcher ha spinto tutto in là. Adesso loro probabilmente dal punto di vista degli indicatori sull'intensità di materia nell'economia sono messi anche un pochino meglio di noi, ma non c'hanno industria. Così anche la componente di agricoltura è stata più volte citata oggi, è da rivalorizzare completamente in quest'ottica. Pensiamo poi alla fine, l'attrattività del nostro paese da che cosa è fatta? È fatta da un misto comune in cui noi siamo capaci di mettere in un unico contenitore, che in termini di marketing purtroppo, almeno dal punto di vista turistico, non è valorizzato abbastanza, che è qualità della vita, qualità del territorio, innovatività, capacità interazionale delle persone e quant'altro. Cioè potenzialmente noi abbiamo una serie di ingredienti che se ci concentriamo su quelli ci rendono fortissimi in una prospettiva internazionale. Però siamo anche l'Italia della terra dei fuochi, in un contesto internazionale in cui basta poco per dire la terra dei fuochi per la maggior parte degli asiatici non è in campagna o in un pezzo della campagna, è l'Italia. Quindi il gioco in quest'ottica è esattamente di questo tipo. Ovviamente in tutto ciò è necessario, lo citava prima l'assessore, ragionare in un'ottica di sistema, in cui le imprese sono viste in maniera diversa, perché c'è anche questo, cioè il tema della termovalorizzazione è uno dei tanti temi legati al fatto che le cose si possono fare anche molto bene tenendo conto di tutta una serie di vincoli. È chiaro che se si fanno male, certo, sono negative di per sé. Anche in quest'ottica le imprese, c'è stato un periodo in cui sono state viste tendenzialmente male di per sé. In questo momento, anche dentro quel contenitore dell'Agenda 2030, in cui il sistema delle imprese a livello internazionale ha contribuito tantissimo e in cui c'è una necessità assoluta, perché le risorse da mettere in campo, il settore pubblico non è in grado di mettere in campo in nessuna parte del mondo, c'è bisogno di mettere in gioco
le logiche di quelli che sono gli investimenti. Perché di questo si tratta, investimenti strategici in tempo delle persone, in capacità di sforzarsi, di trovare degli spazi creativi nuovi e poi, quando c'è bisogno, anche di investire. Ma credo che poi nel secondo giro queste cose le vedrete meglio con degli esempi concreti. Perfetto, grazie. Non so se ci siano domande, curiosità. Tra l'altro so che appunto l'assessore adesso bisogna che ci saluti, per cui la ringraziamo doppiamente. Prego. Prego. Adesso credo le stiano portando un microfono. Sì. Intanto ringraziare l'assessore che si sta appunto prodigando per cambiare un po' la fisionomia dell'approccio tra le imprese, l'ambiente, la legalità. E ne devo dare atto perché ho sentito parlare, io sono presidente di ANCE Toscana Nord, quindi rappresento i costruttori di Lucca, Pistoia e Prato e sono vicepresidente di ANCE Nazionale, oltre che essere esperto in ambiente per Confindustria Toscana. Quindi conosco questo settore, ahimè, dal 1998, quando è uscito il decreto Ronchi, e ho aziende che fanno recupero di materiali da costruzione appunto dal 1999. La difficoltà, prima che l'assessore se ne vada, e ci siamo già confrontati e abbiamo avuto, vi dico, per la prima volta un approccio diverso di discussione, perché la Regione Toscana ha capito che per risolvere i problemi della legalità e dell'ambiente bisogna dialogare con le imprese. Quello che diceva Bassili, che è giusto fare una distinzione tra le imprese serie che vogliono farlo e quelle che non lo vogliono fare o fanno di questa cosa un profitto illecito. Il confronto con gli enti di controllo è fondamentale, perché gli enti di controllo sanno bene, e qui ci metto tutti, perché quando è uscito il 5 febbraio 98 dovete sapere che le interpretazioni sono andate avanti fino ad oggi senza che il Ministero dell'Ambiente purtroppo abbia dato dei chiarimenti, con interpretazioni difformi da parte dei NOE, da parte della Polizia Stradale, da parte della Guardia di Finanza, da parte di tutti gli organi che avevano titolo per entrare nel merito di questa novità. Ad oggi la difficoltà è proprio questa, l'interpretazione della norma. Come è stato detto, siamo sempre indietro da questo punto di vista. Volevo citare però una cosa per rendere la cosa propositiva, citare anche il decreto legge del 24 febbraio 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di quest'anno, del 21 gennaio, che è il piano d'azione naturale sulla Green Public Procurement, cioè i criteri ambientali minimi. Sì, prego. In questo decreto, per la prima volta, si obbliga le amministrazioni pubbliche nella costruzione degli enti pubblici, ma anche nelle costruzioni private, ad utilizzare materiali riciclati. Vedete, la Regione Toscana aveva approvato, mi pare nel 2015, a fare una legge riutilizzando il 30% dei materiali riciclati. Una legge che però è stata completamente disattesa, perché non c'è nessun comune, nessuna provincia e neanche la Regione Toscana stessa che l'ha applicata fino ad oggi. Allora oggi, se vogliamo, una svolta la possiamo dare lì. Perché poi il decreto sui nuovi codici dei contratti, uscito anche quello nuovissimo, il decreto 50 dell'aprile, ha introdotto premialità per l'utilizzo di materiali riciclati nella scelta dei contraenti. Allora, se mettiamo insieme queste cose, per la prima volta, ripeto, perché fino ad oggi non ci ha pensato nessuno, e quindi la Regione Toscana stessa magari introduce nelle proprie gare l'utilizzo, faccio una banalità, si parlava di polverino di gomma, noi abbiamo sperimentato degli asfalti per abbassare il valore dei decibel con il polverino di gomma, l'abbiamo fatto come aziende e con l'Università di Pisa, quindi facendo uno studio addirittura sulle emissioni in atmosfera, sul riutilizzo, eccetera. Se però i capitolati non lo prevedono, noi possiamo essere
le imprese più virtuose del mondo, possiamo dialogare con gli universitari, ma non riusciamo ad applicarle. Come pure stiamo facendo uno sforzo enorme con anche nuove società che riutilizzano i materiali riciclati provenienti dall'edilizia. Qui si è parlato di programmazione, però fino ad ora la Regione Toscana sulla programmazione, per esempio, delle terre e rocce di scavo e dei materiali provenienti da costruzione e demolizione non ha mai fatto una programmazione a livello regionale. Ci sono dei volumi che sono enormi rispetto ai volumi dei rifiuti solidi urbani. Sono oltre 6-7 milioni di tonnellate in Toscana. Quindi la sfida veramente è quella di poterli riutilizzare nei capitolati, e si parte proprio, come ha detto lei, dalla progettazione. Sì, sì. In maniera che il progettista capisca e magari rispetti anche la norma, perché ora il decreto c'è, e quindi si riesca a fare materiali edili per l'edilizia con materiali riciclati. L'assurdo è che c'è stata un virtuosismo da parte delle imprese che si sono adeguate, però dovete sapere che gli impianti di riciclaggio sono pieni di materiale e non si sa dove riutilizzarli. Certo. Quindi questo è un tema che dico, se non c'è un accompagnamento... No, beh, guardi, si consoli, perché le iniziative che lei sta presentando sono encomiabili due volte, nel senso che voi forse... come a livello anche di amministrazione locale sarete anche i primi, ma lo scenario sul GPP, sui cosiddetti acquisti verdi, è abbastanza sconfortante. Io credo che il decreto, dunque, se non ricordo male, è del 2003, e a parte l'amministrazione comunale di Cremona, credo che avesse fatto... È vero che il quadro era quello. Era. È certo. Vero che adesso... Per anni è stato così. Sì. Adesso stanno uscendo in rapida sequenza, dopo il collegato ambientale, i due decreti sui criteri ambientali minimi. Uno è già uscito sulle strutture sanitarie, adesso uscirà quello proprio sul tessile, tra l'altro. Per cui sicuramente c'è da rilevare questo di positivo, che dopo anni di stallo sta partendo. Per cui tutto ciò che è iniziativa a livello locale, di amministrazione o anche di associazione imprenditoriale, perché no, è sicuramente da evidenziare, da porre in evidenza come caso di scuola, perché per anni sul GPP l'Italia non si è mossa. Sì, ci deve accompagnare però le amministrazioni per poterlo riutilizzare, altrimenti siamo... No, ma è il discorso di prima, bisogna come dire, collaborare a livello sia di imprenditoria sia a livello di amministrazioni locali. Prego. Grazie, complimenti. Una domanda secca secca: quanto pesa sul nostro sistema a livello di rifiuti e di possibilità di riciclo la quantità enorme di beni che noi importiamo da paesi che non hanno la stessa cura sulla circolarità dell'economia? Cioè la massiccia importazione da Cina, India e altri luoghi di questo genere, avete un'idea di quanto pesi? Allora, anche qui bisogna sfatare un mito. Pesa molto, e sicuramente mentre un tempo noi eravamo costretti a generare capacità di imballaggio per i prodotti fatti in Italia, e questo era stata una delle grandi spinte verso il riciclo della carta di cui parlavamo in precedenza, oggi la nostra produzione è una quota di quella sul mercato nazionale che era precedentemente. Quindi evidentemente è anche successo che noi abbiamo esportato carta da Macero in Cina sulle navi, perché erano loro che dovevano imballare i prodotti per portarli da noi. Quindi sicuramente nelle partite che riguardano i settori industriali in generale, ma se poi vogliamo andare a vedere specificamente l'importazione di materia per il riutilizzo, scopriamo che per esempio sulla componente metalli e quant'altro noi siamo fortissimi importatori, quindi c'è anche una dipendenza di questo tipo, entrando nello specifico delle filiere dei materiali. Però volevo sfatare il mito rispetto alle dinamiche con paesi come la Cina, perché la Cina non sta ferma. Cioè la Cina è un paese in cui quello che noi ci immaginavamo 10 anni fa, in cui loro erano esportatori di prodotti a bassa tecnologia,
con un uso assolutamente spregiudicato di tutto ciò che era adesso correlato, è cambiato un po'. Intanto, la strategia sull'economia circolare della Cina è datata 2005. Non ci crederete? E sapete che quando c'è una strategia nazionale in un paese a pianificazione centralizzata come in Cina, non è una cosa messa lì e basta. Loro su quello, siccome sono anche loro senza materie prime, hanno fatto un'operazione che, andandola a vedere bene in certi contesti, è sorprendente. Questo non vuol dire che poi si riversi sui prodotti che vengono esportati da noi. Il problema che lei pone esiste comunque. Però è per dire che certi tipi di dinamiche non sono sempre così come noi le rappresentiamo nella nostra visione di carattere generale. Cioè queste partite sono partite che stanno comportando dei cambiamenti radicali nella competizione internazionale. E quindi nella competizione internazionale ci sta il fatto di essere più bravi degli altri nel farlo e ovviamente nell'usare barriere all'entrata, meccanismi di controllo sulle materie all'ingresso, ma anche libero scambio, perché attenzione che quello è un mercato straordinario per chi esporta là. Ci sono tante imprese italiane che negli ultimi anni hanno fatto il loro successo nella capacità esportativa in questi paesi che crescono con tassi di percentuali che noi ci scordiamo completamente. Quindi è un po' complicato rispondere bene alla sua domanda. Evidentemente, tenga conto, si parlava di certificazione prima. Sapete qual è il paese al mondo che ha più certificati ambientali da 4 anni a questa parte? Aziende certificate ambientali? Fate conto, le certificazioni di qualità nel mondo sono 1.200.000. Le certificazioni ambientali sono circa 300.000. Qual è il paese che ne ha di più? Che supera i 100.000 certificati? La Cina. Lei dice, ma non saranno certificati seri, no? Perché l'obiezione è... Sì, no, quella lì vale, quella stravale. L'Italia è stata la prima nelle certificazioni ambientali. Non era la Germania, gli Stati Uniti, lo è stato il Giappone per una serie di motivi, ma noi eravamo la prima europea, la seconda a livello mondiale. Perché? Perché siamo un paese fatto soprattutto da piccole e medie imprese che per esportare hanno comunque bisogno di avere determinati tipi di marchi. Noi eravamo il paese forse principe di questo spirito. Un po' di anni fa, da qualche anno a questa parte, lo è la Cina. E ci sono altri paesi che emergono con le stesse caratteristiche. Quindi è articolato il ragionamento, cioè è difficile vederlo come bianco o nero in modo secco. Bene, grazie. Allora io direi, adesso ci siamo guadagnati il coffee break, ovviamente rientriamo magari con un 5 minuti in più sulla tabella di marcia, per cui diciamo tendenzialmente 11:35 ci ripresentiamo in aula. A dopo.